spara per errore all'amico, muore 24enne. Amministrative 2012, tanti nomi, nessuna candidatura. Lecce Arredo Design conquista i visitatori. Lecce, Bertolacci, carica la squadra. Buongiorno e ben ritrovati con TG News 24. Iniziamo con la cronaca. Termina in tragedia una serata tra amici a Surbo. Partito involontariamente un colpo di pistola che ha ucciso un ragazzo 24enne del posto proprio davanti alla sua fidanzata. Sono stati inutili anche i primi soccorsi. Sentiamo i dettagli nel servizio di Miriam Gabellone. È stato fatale il colpo partito all'improvviso dalla pistola del suo migliore amico, ex vigilante. Ha colpito alla gola Youssef Armaz, macellaio di 24 anni, non lasciandogli scampo. Sangue e disperazione nella villetta di Via Piave, al civico 157 a Surbo, dove si è consumata la tragedia. Un dramma al quale hanno assistito impotenti l'amico che ha fatto esplodere involontariamente il colpo, Danilo Dell'Anna, 26enne, ex guardia giurata, la sua fidanzata, nonché sorella di Youssef, e quella della povera vittima. Tutti sotto shock. Mancavano pochi minuti alle 21 e di quattro si trovavano nella camera da letto di quell'abitazione. Pare stessero maneggiando le due pistole di Dell'Anna, una calibro 7.65, una 9x21, che qualche istante prima erano custodite nella cassaforte. Il colpo è partito dalla prima arma, lo hanno constatato i carabinieri della sezione rilievi del reparto operativo di Lecce, accorsi sul posto. Le urla per strada da parte del proprietario dell'abitazione, accompagnato dalla propria fidanzata per richiedere aiuto. Poi l'intervento immediato di un medico della guardia medica che abita nelle vicinanze e che si è trovato di fronte ai suoi occhi il giovane disteso per terra, immobile, in una pozza di sangue. Per lui non c'era più nulla da fare. Attimi interminabili in attesa dell'arrivo dell'ambulanza partita dal Vito Fazzi di Lecce. Inutili soccorsi. Ad assistere alla scena straziante Danilo Dell'Anna, distrutto dal dolore. È stato accompagnato in caserma insieme alle due ragazze, tutti sottoposti ad interrogatorio dai militari. Oggi sarà effettuata l'autopsia sul corpo di Youssef, mentre l'amico dovrebbe essere iscritto nel registro degli indagati per omicidio colposo. Un gioco, una superficialità, quel proiettile che era in canna, una tragedia in un giorno che sarebbe dovuto essere di festa. Ancora cronaca, finisce nei guai un amministratore salentino per reati ambientali e detenzione di materiale esplodente senza autorizzazioni. È stato denunciato dai finanzieri di Gallipoli. Sentiamo. Lo scorso 27 ottobre, i finanzieri della compagnia di Gallipoli hanno effettuato l'accesso presso la sede di una società di persone del Sud Salento, operante nel settore dell'autotrasporto. Il controllo ha riguardato lo stoccaggio del carburante impiegato per alimentare 12 tir facenti parte del parco veicoli della società al fine di verificare il possesso dei titoli autorizzatori per la detenzione del materiale infiammabile. Tale accertamento ha permesso di stabilire che il gasolio detenuto in una cisterna, pari a circa 6.400 litri, era stoccato all'interno della ditta in assenza delle autorizzazioni obbligatorie per legge ed è stato così immediatamente fatto prelevare dai finanzieri e trasportato presso una società regolarmente autorizzata. Nel corso del controllo le Fiamme Gialle gallipoline hanno inoltre individuato nel piazzale adibito al parcheggio dei pesanti mezzi di trasporto un lavaggio non autorizzato completo di tutto il materiale necessario per la pulitura dei 12 tir. Sono stati infatti rinvenuti in idropulitrice ed un aspirapolvere professionale, fusti di shampoo detergente e vario materiale. L'amministratore della società, un quarantenne del posto, è stato denunciato alla Procura della Repubblica di Lecce per reati ambientali e detenzione di materiale esplodente senza le prescritte autorizzazioni. Proseguiamo con la politica. Le amministrative 2012 continuano a far parlare, ma dopo i primi nomi sembra che arrivino le prime ritirate all'Ina Spirito. Grazie, ma io non mi candido, è quanto ha affermato ieri Loredana Capone sul proprio profilo Facebook rispondendo alla domanda di un proprio sostenitore. Niente di ufficiale, certo, ma la dichiarazione della vicepresidente della regione non lascia spazio a dubbi. Il vertice convocato tra i fedelissimi pare abbia dato quindi fumata nera. La Capone non è disposta a scendere in campo in prima linea per la poltrona di sindaco a Palazzo Carafa, ma si dice senza dubbio contenta della ritrovata unità del partito e non si risparmierà, dice, per trovare un'alternativa valida e convincente. Tant'è, dalle stanze del PD sono in molti a sperare che ci ripensi e intanto è stata indetta a lunedì prossimo l'Assemblea Nazionale presso la sala conferenze della Comunità Emmanuel, un momento di confronto dove pensare alle contromosse da adottare. Si rimescolano le carte a quanto pare anche nel centrodestra, fino a ieri accarezzato dall'idea delle primarie. Secondo il PDL, impegnato nelle attività di tesseramento, la Poli Bortone si defilerà a breve, ma dalla senatrice le bocche sono cucite al momento. Insomma, la candidatura certa e al momento unica ad oggi è solo quella di Antonio Capone, con la lista civica verso Lecce. Capone che, davanti al valzer delle candidature possibili o solo immaginabili, continua a farsi una bella risata.
Oggi è 2 novembre, giorno della commemorazione dei defunti, storicamente onorato dalla religione cattolica. Nel primo pomeriggio odierno prevista una messa in suffragio presso la chiesa dei Santi Nicolò e Cataldo alla presenza del sindaco Paolo Perrone. Sentiamo. Forse non tutti sanno che l'idea di commemorare i defunti in suffragio si ispira ad un rito bizantino che celebrava tutti i morti la domenica antecedente di 2 settimane, l'inizio della Quaresima, detta Sessagesima, per poi essere esteso a tutta la Chiesa cattolica. È consuetudine nel giorno dedicato al ricordo dei defunti, il 2 novembre, visitare i cimiteri locali e portare in dono fiori sulle tombe dei propri cari. Nel capoluogo salentino, città storicamente religiosissima, è tradizione profusa cominciare a far visita ai defunti già nel giorno di ogni santi, magari cogliendo l'occasione per comprare qualche fiore all'indomani, poi ripassare insieme a tutta la famiglia per pronunciare 2 preghiere. Non una consuetudine cattolica, ma altrettanto tradizionale, ormai immancabile a Lecce, la vendita delle fanfullicchie, dolce caramellato, distribuito ai bimbi all'uscita del cimitero. È sempre a Lecce prevista per oggi, alle ore 15:30, un'altra consueta tradizione, ormai in piedi da circa 20 anni, della commemorazione dei sindaci, dei dipendenti comunali e degli operatori di polizia municipale defunti. La funzione verrà officiata dall'arcivescovo Monsignor Domenico D'Ambrosio, nello spazio antistante alla chiesa dei Santi Nicolò e Cataldo, nel cimitero monumentale. Alla celebrazione eucaristica prenderà parte anche il sindaco Paolo Perrone. Riflettori spenti sulla seconda edizione di Lecce Arredo Design, svoltasi presso l'open space di Lecce Fiere in Piazza Palio. A seguire per noi l'evento Miriam Gabellone. Design e creatività, innovazione ed eleganza, semplicità e qualità. Queste le caratteristiche che hanno determinato il successo per il secondo anno consecutivo di Lecce Arredo Design 2011, il salone dell'arredamento allestito in Piazza Palio a Lecce. L'evento, firmato N Plus, ha registrato un altissimo numero di visitatori alla ricerca della soluzione ideale, che fosse contemporaneamente accessibile e personalizzabile, l'alternativa per arredare i propri spazi, per esaltarli senza opprimerli. Dal taglio del nastro ad opera dell'assessore alle attività produttive Luigi Coclite, affiancato dall'organizzatore della manifestazione Maurizio Nardelli, lo scorso 29 ottobre si sono aperte le porte su un mondo accattivante ed originale. Gli arredi sono capaci di adattarsi ad ogni atmosfera e restituire la sensazione domestica che sembrava smarrita. Soluzioni per ambienti in stile classico, moderno, le ultime tendenze, l'arredamento su misura, le cucine in muratura, i complementi di arredo. Questo è Lecce Arredo Design 2011, un salone all'insegna della sobrietà e della comodità. Dolce Dormire, l'azienda salentina, ne è un valido esempio. Perché sia un dolce dormire? Cosa offrite ai vostri clienti? Un buon riposo soprattutto. Noi abbiamo un'azienda a Noa, una frazione di Galatina, e abbiamo una grossa produzione soprattutto di memory. Il prodotto nostro principale è il memory form. Qui per esempio abbiamo un articolo e un guanciale all'essenza dell'aloe, poi abbiamo altri prodotti sempre in memory. Comunque in azienda abbiamo vario tipo, le reti alzatesse piedi, reti. Anche materassi. Materassi soprattutto, materassi in memory, materassi in lattice, micromolle insacchettate in memory, insomma, chi viene da noi è difficile non trovare il riposo, è proprio difficilissimo. Bene, ci fermiamo ora per qualche breve istante di pubblicità, non mancate. Ladies and gentlemen, Victor 1966, 45th anniversary. Victor 1966, evoluzione continua. Il grande momento della tua vita, racchiuso in un'unica magica cornice. Promessi sposi 2011, il matrimonio in vetrina. Dal 10 al 13 novembre, Fiera del Levante, Bari. E con Un giorno da modella, in collaborazione con White, sfilando con l'abito dei tuoi sogni, potrai vincere meravigliosi premi. Visita il sito www.promessisposi.info e scarica il biglietto. Sponsor ufficiale, MSC Crociere. Ho sempre sognato un mondo più pulito. Lo sogno anche per il futuro di mio figlio. L'albero d'oro Beghelli, fonte del tuo risparmio. Migliorare la qualità della vita è un obiettivo che richiede una continua ricerca tecnologica. Crivalex Energy, un forte equilibrio tra innovazione e tradizione, attraverso un nuovo modo di pensare l'energia. Scegli il sole, ora tocca a te. Crivalex Energy, www.crivalexenergy.it.
E concludiamo come sempre con lo sport. Per il giovane centrocampista del Lecce Andrea Bertolacci, la squadra è viva ma attraversa un periodo non molto fortunato, ma è anche unita ed ha intenzione di portare a casa i 3 punti contro il Cesena. Luigi Taurini. La classifica dice che questo per noi è un momento difficile. Dispiace perché domenica scorsa, per quello che si è visto in campo, la vittoria sarebbe stato il risultato più giusto. Contro il Novara le occasioni le abbiamo avute, magari un momento che non ci gira bene, ci è mancata un po' di fortuna e un pizzico di cinismo. Con queste parole il centrocampista Andrea Bertolacci ha commentato il pareggio interno di domenica scorsa contro il Novara di Tesser. La squadra, ha proseguito, ha dimostrato di voler vincere, stiamo lavorando per questo. La classifica al momento dice che siamo 3-4 squadre a lottare per la salvezza. Ora ci attende uno scontro importante che dovremo sfruttare al meglio per dare un segnale che ci siamo e per tenere a distanza il Cesena. Secondo me siamo un gruppo sempre più unito e compatto. A Cesena dovremo vincere per il mister e per noi stessi, ha concluso. Alla ripresa degli allenamenti ieri pomeriggio sul sintetico di Calimera, assente impermesso Ferrario, hanno lavorato a parte Di Michele, Di Amutene e Obodo. Il programma di lavoro di questa settimana prevede questa mattina una seduta al Colaci, poi giovedì pomeriggio e venerdì mattina al Via del Mare, prima della partenza per Cesena. E anche per oggi il nostro telegiornale termina qui. Noi vi ricordiamo domani il prossimo appuntamento con TG News 24. Arrivederci.